Interessante il convegno all'Hotel Ariston di Pestum su varie tematiche scientifiche. Il convegno è stato organizzato a respiro nazionale e tra poco ascolteremo i protagonisti di questa due giorni straordinaria, che soprattutto si è basata sugli interventi interdisciplinari medici ai tempi del Covid. La mia presenza è sicuramente quella di un apprezzamento per l'attività scientifica, non solo di Enzo Patella, ma di tutta la società che ha l'onore di presiedere, che quindi ci consente di essere uniti, dermatologi, immunologi, allergologi e anche otorinolaringoiati, nei confronti di molte patologie che hanno marker non solo a livello cutaneo, ma anche a livello respiratorio e a livello sistemico. La possibilità di lavorare insieme significa anche individuare nuovi percorsi di cura, individuare nuove esigenze da parte del paziente, di consentire di dare un'assistenza qualificata che sia omogenea su tutto il territorio della regione Campania, e quindi come dermatologia della Federico II abbiamo ritenuto molto utile poter collaborare in maniera stretta con la struttura diretta da Enzo Patella per quanto riguarda tutte le malattie dermatologiche, dermatite atopica, psoriasi, in maniera tale da mettere su una vera e propria rete campana che consenta di avere al paziente a Salerno, a Napoli, la stessa qualità dell'assistenza. Questi convegni servono anche, oltre ad una, come dire, uno scambio di competenze delle varie anime, nel caso specifico io sono un otorino laringoiatra, l'organizzatore è un immunologo importantissimo, famoso, qual è il professor Patella, che è l'organizzatore, poi abbiamo allergologi, abbiamo pneumologi, abbiamo tutto un sistema di specialisti sul campo che condividono delle scelte strategiche ed una patologia importante, quale l'ostruzione respiratoria nasale, quindi delle alte vie respiratorie e delle basse vie respiratorie con l'asma. Quindi il cittadino è particolarmente attento ed è particolarmente, come dire, consapevole che se esistono delle terapie efficaci possono, come dire, vivere con più serenità e tranquillità. Il CISI è un acronimo che significa Centro Interdipartimentale di Scienze Immunologiche di Base e Cliniche. È stato fondato dal professore Marone, che è stato anche il direttore e fondatore della nostra Scuola di Immunologia Clinica di Napoli, e questo centro è nato per volontà, è un insieme di scienziati di più dipartimenti, anche stranieri, per lo studio delle scienze immunologiche, l'immunologia in generale e dell'allergologia, sia da un punto di vista di laboratorio che da un punto di vista clinico. Recentemente, proprio dall'inizio di ottobre, abbiamo avuto la fortuna di avere accanto ai laboratori anche un day hospital di pazienti che vediamo con le immunodeficienze e il reparto dove ricoveriamo i pazienti con immunologia clinica. Credo che sia uno dei pochi reparti in Italia di immunologia, e abbiamo la fortuna così di avere i pazienti e possiamo studiare sia da un punto di vista clinico che da un punto di vista sperimentale, quindi farmaci nuovi, nuovi approcci terapeutici che fanno sicuramente sperare in un futuro più roseo, meno insomma, pesante per i pazienti affetti da queste patologie, che sono peraltro patologie rare. Noi vediamo pazienti con immunodeficienze primitive, con asma grave, che sono patologie rare e che costano anche da un punto di vista, diciamo, in termini di qualità della vita, non solo economico per i pazienti. Il rapporto tra università e strutture pubbliche in che maniera può alleviare le pene dei cittadini? Innanzitutto dal punto di vista scientifico, attraverso la ricerca di soluzioni, di farmaci, noi abbiamo il vaccino adesso come strumento, ma certamente la ricerca sui farmaci non si deve arrestare, perché sicuramente un farmaco risolutivo risolverebbe moltissimo la situazione. Quindi l'università può dare un grande contributo di ricerca da questo punto di vista, ma anche mettendo a disposizione cure altamente specialistiche, soprattutto per i pazienti critici. Quindi, diciamo, è molto chiaro nel prossimo PNNR che noi avremo una sanità territoriale molto attrezzata per tutti i pazienti cronici, mentre invece per gli acuti e per l'alta specialità e per le terapie intensive ci saranno soprattutto le strutture ospedaliere di grande specialità. Senta, e il premio che ha ricevuto, questo riconoscimento dal sindaco, le fa piacere? Fa molto piacere, perché testimonia l'impegno che è stato apprezzato dell'università, soprattutto in questo frangente.
Enzo Ragone, collega, ieri ha ricevuto un interessante riconoscimento per la sua promozione all'attività medica. Cosa ne pensi? Ma in realtà più che promozione all'attività medica, diciamo la verità, è un premio che arriva per come noi come RAI e TGR Campania abbiamo raccontato la pandemia sin dai primi giorni, i primi lockdown, le prime zone rosse, quando era difficile muoversi, quando era difficile perché dovevamo raccontare sin dal nascere. Non dimentichiamo che il primo caso di Covid in Campania c'è stato a Montanantiglia. Da quel momento in poi abbiamo cominciato un lunghissimo racconto che ho fatto anche con Saggese, Arcangelo Saggese, che è stato premiato insieme a me come responsabile Covid, che ha in realtà seguito tutta l'attività. Il premio l'ho ricevuto dal prefetto Francesco Russo perché ha voluto anche lui essere presente e premiarmi, perché in realtà abbiamo fatto un lavoro comune, quello di raccontare ai cittadini che stavano a casa cos'era la pandemia, cosa stava accadendo e come potersi difendere. Oggi un modo per difendere lo abbiamo più di prima, è il vaccino. Io da soggetto debole ho fatto già la terza dose, fate il vaccino. Dottor Enzo Patella, soddisfattissimo di questi due giorni, è responsabile scientifico, ma che cosa vogliamo dire, su che cosa ci vogliamo soffermare? Bene o male abbiamo visto che tutte le discipline convergono verso un punto comune, quello di offrire buona sanità al cittadino. Sì, in effetti il forum ci lascia questa bellissima notizia, che è possibile che esperti anche di diverse discipline possono condividere un obiettivo comune, che è quello della salute del cittadino, che rispetto al passato ha dei compiti molto più precisi e molto più definiti. Noi abbiamo una sanità importante, costosa, che necessita di equità e di cure, e quindi a queste risorse limitate noi dobbiamo assicurare interventi sempre più decisivi e con meno sprechi possibili. Quindi la multidisciplinarietà ha dimostrato che può migliorare l'attuazione di piani di terapeutici, diagnostici, per migliorare quelle che sono le malattie sia acute, quindi dell'emergenza, e sia croniche legate appunto a patologie respiratorie, cardiologiche e quelle che stiamo vivendo attualmente, la lotta contro questa pandemia, che è appunto la vaccinazione dell'intera popolazione. Ecco, quello che ci ha colpito favorevolmente è questo premio anche per gli operatori della comunicazione. Come nasce questa idea? Sì, questo devo dire che è stata un'intuizione del presidente e del sottoscritto della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica, che ha capito in un momento così difficile di dover impegnare tutte le forze disponibili, quindi anche voi giornalisti, di dare un premio a coloro che ci hanno aiutato in una buona comunicazione in sanità per favorire la campagna vaccinale. E quest'anno sono stati premiati il direttore della TGR Campania, redattore dottor Vincenzo Ragone, e il direttore del Dipartimento della Sanità Pubblica, il dottor Arcangelo Saggese, dell'azienda sanitaria locale di Salerno.